Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo tutorial e andremo a realizzare questo qui. Dovrebbero essere due personaggi di Game of Thrones. Scusatemi se sbaglio, ma credo che questo è John e questo è il lupo Spettro, una cosa del genere. Ed è una commissione e spero di essere riuscita a realizzare il maschietto nel migliore dei modi, perché diciamo che non sono tanto pratica con i maschietti, però ci sto lavorando. E qui di lato c'è una luna, non so se riuscite a vederla, però dovrebbe esserci la luna. È tutto sbrilluccicoso ed è stato divertentissimo realizzarlo. Adesso vediamo cosa serve per realizzare questo ciondolo. Come potete ben notare, come colori sono pochini, ovvero ci servirà il color carne per il viso, il bianco per realizzare il lupo, mentre per il resto ci servirà il nero. E per lo sfondo ho mischiato il nero con l'azzurro ed è uscito fuori questo colore blu notte che mi piace moltissimo. Poi ho utilizzato pochi attrezzi in verità, ovvero questi qui, un dotter, una lametta, poi ho utilizzato il pennellino fondamentale, ora capirete il perché, poi ho utilizzato questo cutter con la punta fina, poi questo punteruolo e questo pennellino in silicone. Il pennellino è stato fondamentale per stendere i gessetti, che sono stati veramente importantissimi. Ho utilizzato il nero, il grigio e anche una puntina di questo azzurrino. E il nero è stato fondamentale sia per marcare alcune ombre del lupo, sia nello sfondo. Ed infine ho utilizzato questo pigmento argentato e questi brillantini veramente bellissimi, con questi riflessi blu per appunto lo sfondo, mentre questo qui l'ho utilizzato per la spada. Entrambi li potete trovare sul sito Resin Pro, come vi dico sempre. Infine la base, come potete vedere, è una di quelle basi semplicissime in metallo molto molto fine. Mi è piaciuta molto per questa creazione, anche perché grazie a tutti questi buchini potete scegliere come mettere il ciondolo, se in verticale o in orizzontale, e quindi è molto comodo. Infatti di questi ne ho tantissimi. E niente ragazzi, questo era tutto. Io spero tantissimo che il video vi piaccia, che vi sia servito in qualche modo. Come sempre vi invito a mettere un bel pollicino in su se il video vi è piaciuto, se non siete iscritti iscrivetevi, se volete potete andare anche nelle mie pagine Facebook e Instagram, dove vi aggiorno sempre sulle nuove creazioni. Se volete acquistare potete contattarmi via email oppure andare nel mio Etsy shop ed acquistare direttamente lì. Io vi mando un grande bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Thank you.
Thank you.